In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Un giorno un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi amici e consegnò loro le sue monete. A uno diede 5 monete, a un altro 2, a un altro una, poi partì. L'amico che aveva ricevuto 5 monete andò a impiegarle e ne guadagnò altre 5. Così anche quello che ne aveva ricevute 2 ne guadagnò altre 2. L'amico invece, che aveva ricevuto una sola moneta, la nascose in una buca nella terra. Dopo molto tempo, il padrone delle monete tornò e andò dagli amici. Per primo parlò con colui a cui aveva dato 5 monete. Il padrone era contento perché l'amico era stato buono e fedele e ne aveva riportate 10. Così come il secondo amico che aveva ricevuto 2 monete. Parlò alla fine con colui che aveva ricevuto una sola moneta, che gli disse: Signore, ho avuto paura e sono andato a nascondere la tua moneta sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Malvagio e pigro, avresti dovuto dare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei avuto più monete. Gli tolse quindi anche la sola moneta che aveva.